Quando nel maggio scorso, post lockdown, Motorola annunciò i suoi Motorola Edge e Motorola Edge Plus, non fummo particolarmente entusiasti. Io credo che, come molti di voi, anche noi abbiamo storto un po' il naso quando, leggendo la scheda tecnica appena uscito il device, leggendo poi appunto il prezzo di vendita che era circa di 699 euro. Siamo rimasti un po' delusi da un prezzo così elevato rispetto appunto a determinate caratteristiche. Lo ammettiamo fin da subito, ci sbagliamo in realtà. Si è presentato come un device molto interessante da quando abbiamo deciso di riprovarlo, perché si trova attualmente a circa 500-550 euro e quindi di conseguenza abbiamo deciso di parlarvi di lui perché effettivamente ci ha piacevolmente stupito con delle chicche veramente degne di nota. Ovviamente, come abbiamo consigliato ai nostri utenti, qui sotto in descrizione troverete una promo molto particolare in cui poterla acquistare ad un prezzo decisamente interessante. Partiamo immediatamente ringraziando Mario, un nostro affezionato utente. Mario si è affidato ovviamente ai nostri canali e ha portato a casa Motorola Edge a poco più di 500 euro e di conseguenza appunto ha deciso di affidarcelo per potervene parlare e potervelo raccontare. Motorola Edge è sicuramente uno smartphone che punta prima di tutto a stupire sul lato design. È un device particolarmente stretto e lungo grazie a un display in formato 20 noni, decisamente edge su ambo i lati. Questo permette allo smartphone di risultare maneggevole, utilizzabile abbastanza agevolmente anche ad una mano. Contrariamente a quanto si possa però pensare, il retro è realizzato sostanzialmente in plastica, mentre troviamo un profilo metallico per l'intero frame laterale. Edge non è poi particolarmente pesante, date le sue dimensioni pari a 161.64 x 71.1 x 9.29 mm, perché difatti poi i suoi 188 grammi sono ben bilanciati. La variante in nostro possesso è realizzata in un'elegantissima colorazione nera, anche se va segnalato come il combinato disposto di materiale plastico e colorazione nera favorisca, e non poco, le ditate. La costruzione risulta poi sostanzialmente perfetta. Veniamo alla caratteristica però principale del prodotto, ossia il display. Il display è un favoloso pannello Super AMOLED da ben 6,7 pollici di diagonale, in risoluzione Full HD Plus, da refresh rate a 90 Hz e dai bordi sostanzialmente spioventi, che danno una sensazione di continuità. A noi i display curvi non sono mai piaciuti, ma va detto che con lui l'effetto wow è assicurato. Il pannello ovviamente è uno dei punti di forza del terminale, parliamo di un display decisamente molto luminoso e dei colori tarati in maniera naturale. Visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Anche il sensore per la regolazione automatica della luminosità svolge egregiamente il suo dovere, risultando sempre reattivo e preciso. La capsula auricolare viene poi integrata nella piccola cornice superiore. Come si comporta quindi nell'uso quotidiano questo Motorola? Il dispositivo è mosso dal recentissimo processore Qualcomm Snapdragon 765G, assistito da 6 GB di RAM, un Adreno 620 e 128 GB di memoria espandibile. Tralasciando i punteggi dei benchmark, che intanto voi vedrete comunque comparire qui, io prediligo come al solito parlarvi di come il prodotto si sia realmente comportato durante queste giornate. Ebbene, non ho mai, dico mai, percepito neppure il minimo lag o microimpuntamento. Lui è praticamente sempre risultato all'altezza delle operazioni che gli vengono richieste. Ottimale anche la gestione delle temperature, anche in fase di uso intenso, lui non ha praticamente mai scaldato. Vi faccio vedere adesso una carrellata di apertura e chiusura di applicazioni, perché la fluidità è veramente buona. Anche nel gaming, grazie alla potente GPU e al display da refresh rate a 90 Hz. Come si sblocca poi questo Motorola? Benissimo, il prodotto presenta un lettore per impronte under display decisamente preciso e reattivo, sblocca praticamente quasi 9 volte su 10, è presente anche lo sblocco tramite volto in tecnologia 2D, non chiaramente il più sicuro della categoria, ma è decisamente veloce e preciso. Motorola Edge è dotato di 3 sensori fotografici principali. Abbiamo una fotocamera da 64 megapixel con apertura 1.8, una fotocamera da 16, grandangolare, e un sensore zoom 2x da 8 megapixel. Si tratta di un trio di sensori che garantiscono, almeno potenzialmente, di avere l'inquadratura perfetta per ogni evenienza e a cui si aggiunge anche un sensore infrarossi per aiutare con la definizione dei soggetti in primo piano rispetto allo sfondo.
Le foto sono decisamente buone, ma non ancora all'altezza di un top di gamma. Manca un po' di colore, anche se la situazione, grazie ai numerosi aggiornamenti nel tempo, è decisamente migliorata. Al calare della luce occorrerà un po' di mano ferma per compensare l'assenza di stabilizzazione ottica. In notturna invece la fotocamera continua a faticare abbastanza, anche se attivando la modalità notte si riescono comunque a tirare fuori immagini sufficienti. La fotocamera grandangolare è buona, mentre la fotocamera zoom è sostanzialmente deludente. Buoni anche i video in 4K e Full HD a 30 fps, mentre si può usare solo la risoluzione Full HD se si vogliono registrare video a 60 fps. La scelta migliore rimane quella del 4K, più dettagliata rispetto ai filmati in Full HD. La grandangolare si può utilizzare solo in Full HD a 30 fps, ma solo se si seleziona prima questa opzione. La selfie camera ha una discreta 25 megapixel che realizza immagini più che sufficienti anche in modalità ritratto, totalmente software. La batteria poi inoltre un'ottima unità da ben 4500 mAh con ricarica a 18 W. Arriverete quindi senza alcun patema sempre a sera, anche in condizioni di uso super stress e con i 90 Hz sempre attivi. Utilizzando il classico refresh rate a 60 Hz, con uso medio, le due giornate di utilizzo sono ampiamente alla portata. Durante le giornate più intense noi abbiamo superato le 8 ore di display attivo, anche tutto in 4G o 3G. Presenti comunque in ogni caso la ricarica rapida a 18 W, quindi vi basteranno poco più di 2 ore per poter ricaricare completamente il terminale. Assente però ingiustificata la ricarica wireless. Sul lato ricezione Motorola Edge risulta un device che si va a collocare nella fascia medio-alta del mercato, ovviamente supporta anche la nuova tecnologia 5G. Per quanto riguarda poi la ricezione, noi non abbiamo avuto alcun problema sia in interno che in esterno. I nostri test sono stati effettuati con Iliad ed è stato promosso a pieni voti. Per te un rimborso fino a 50 euro sulla tua offerta, per i tuoi amici un rimborso fino a... L'audio in chiamata è ottimo, pulito e raggiunge un buon volume, superato a pieni voti anche l'esame del GPS, ricezione e fix dei satelliti, veloce e stabile. Degno di nota anche il comparto audio, Motorola Edge implementa un audio di tipo stereo, riesce a restituire sempre un audio dal volume decisamente alto e dalla qualità buona. Presenta un ingresso mini jack per le cuffie. Ma cosa muove questo Motorola Edge? Dal punto di vista software, questo Motorola segna una linea di continuità rispetto al passato, oltre alle funzioni specifiche per i bordi, con le personalizzazioni di Motorola. Abbiamo per esempio il modo display che permette di vedere le notifiche anche a schermo bloccato al loro arrivo o passando la mano vicino al telefono. Con un doppio scuotimento si attiva e disattiva la torcia, il display rimane poi sempre attivo sino a quando viene riconosciuto il volto. Il display Edge sostituisce il LED di notifiche illuminandosi alla ricezione di un messaggio o altro. Molto simpatica la possibilità di personalizzare i temi creandone di nuove, modificando alcune impostazioni a disposizione. Relativamente al bordo curvo abbiamo un nuovo menu laterale, con scorciatoie per le applicazioni o per le azioni. Motorola Edge è sicuramente un device consigliato per la categoria di prezzo in cui si colloca e ricordiamo ovviamente che stiamo parlando di un device che si colloca in quella fascia di prezzo di circa 500 euro. Tra i suoi punti di forza sicuramente troviamo design, ottimo display e ottima autonomia. Punto dolente sicuramente la fotocamera, non in linea con i competitor. Per questa riprova di Motorola Edge è veramente tutto. Per qualsiasi dubbio, come al solito, lasciatemi un commento qui sotto in descrizione e sarò lieta di rispondere. Ovviamente tutti i nostri link sono qui sotto in descrizione. Ringraziamo ancora una volta Mario per averci affidato il suo terminale. Mario, te lo sto per rimandare e noi ci vediamo al prossimo video.